progetto alternanza scuola-lavoro che riguarda i ragazzi del liceo classico oggi incomincia a diventare un fatto veramente reale, concreto. Il tutor esterno del progetto è Amilcare Milani e oggi i ragazzi sono proprio qui nella sede di Comunicare il Territorio TV. Alcuni ragazzi sono qui nelle sale montaggio per capire da vicino come funziona il montaggio di uno spot, il montaggio di un documentario, e sono veramente molto attenti e stanno guardando come funziona da vicino la realizzazione di una pubblicità o di un documentario e quali sono tutti i passaggi che il tecnico sta spiegando loro e come avviene la realizzazione del prodotto finale. Oggi i ragazzi del gruppo Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Classico sono qui al Museo Gambellotti insieme a Vincenzo Scozzarella, che è uno dei curatori appunto del progetto. Dottore Scozzarella, cosa faranno oggi i ragazzi? In effetti questa alternanza è già iniziata ieri con un laboratorio a scuola. Oggi in particolare loro hanno preso conoscenza diretta delle opere e ognuno di loro ha scelto un'opera di cui occuparsi, cominciare a studiarla, inventariarla, a conoscerla meglio. Direi che proprio uno degli aspetti importanti di questo progetto è che i ragazzi si relazionano direttamente con, in questo caso, un museo e con altre realtà di cui il progetto Alternanza Scuola-Lavoro si occupa in diversi ambiti. Il progetto è itinerante, è una sorta di laboratorio itinerante per la precisione, quindi dal Gambellotti si sposteranno anche in altre realtà museali? Diciamo che c'è un altro gruppo che in questo momento sta lavorando nella Galleria Civica d'Arte Moderna. Quindi i ragazzi che sono qui continueranno a occuparsi di Gambellotti, ma un gruppo di loro compagni, sempre del primo liceo, sta lavorando alla galleria. Anche per loro c'è l'idea di conoscere meglio che cosa sia una galleria civica, che cosa sia un museo, perché in effetti il Ministero innanzitutto si è reso conto che dalla teoria alla pratica spesso c'è una grande differenza. Allora si studia sui libri, ma poi si entra in quella che è la realtà pratica.